Benissimo, Yusuke. Adesso, cavolo, in realtà preferirei andare nei Memento. Abbiamo ancora 5 giorni. Vorrei farlo prima che finisca il counter, io. Ti prego, ascoltami. Questa volta supererò certamente il mio blocco. La mia disperazione ha dato origine a una nuova idea. Questa possibilità fanno danzare il mio cuore. Vorrei che venissi ancora con me, se possibile. Eligor, perfetto, ce l'ho. Ok. Allora, vuoi andare con Yusuke? Andiamo. Grazie, la fonte della mia ispirazione si trova nella chiesa. Andiamoci insieme, affrettiamoci. Oh, benissimo. Il tema precedente, l'amore, mi si è rivelato molto utile. Dopo quella illuminante sessione insieme, ho provato nuovamente a dipingere. Tuttavia, nulla di quanto ho messo su tela mi ha soddisfatto davvero. Agli occhi degli dei dell'arte, devo essere una pecorella smarrita. A proposito di pecorelle smarrite, siamo qui proprio per questo. Il tema di oggi è la sofferenza. Dipingerò la sofferenza di Gesù Cristo nel portare sulle spalle i peccati dell'uomo. E io che servo? Ho già visto diversi dipinti e sculture sul tema, ma imitarli non servirà a nulla. Ci saranno credenti disposti a posare per me e aiutarmi a cogliere l'essenza della sofferenza? Si direbbe di no. Molto bene, Phoenix. Oggi dovrai essere tu a posare per me. Vuoi che mi spogli? Sarebbe un po' inelegante. Sì, hai ragione. È proprio ciò di cui ho bisogno. Solo un soggetto nudo come quando è venuto al mondo può trasmettere la sofferenza della nascita. Dunque, spogliati. Togliti tu... forse è meglio di no. Se ti trovassi nudo... trovassero nudo in chiesa, ne parlerebbero perfino i giornali. E altro che arresto. Galera, ma proprio sicura, madonna. Bene, cominciamo. Assumi una posa che rappresenti la sofferenza di Cristo. Ok. Sembra... This is a thriller. Thriller night. Capisco. Quindi sarebbe... No, forse... C'è qualcosa che non va. Io cerco la sofferenza, ma tu resti calmo e composto. Basta una grinza per alterare l'impressione che si ha delle cose. Forza, niente compromessi. Ok. Devi soffrire. Solleva le mani, più in alto. Di più, dammi la più sofferenza. Portala all'estremo. Così. Ale. Ale. Questa posizione. Ecco la passione di Cristo. Abbandonato dai discepoli, rinnegato come un criminale, trafitto e inchiodato alla croce. Adesso capisco. È questa la sofferenza della passione. Sento qualcosa ribollire in me. Ragazzi, cosa state facendo? Ah, ecco. Si tratta di uno studio artistico. Arte? Quello? Cerco di ritrarre la sofferenza, perciò ho pensato di ispirarmi alla crocifissione del Cristo. Ah, ti interessa la sofferenza della crocifissione? Se vuoi ti crocifiggo anch'io. Per quanto sia vero che la crocifissione di Gesù è un simbolo di grande sofferenza, essa porta con sé anche un messaggio positivo, un messaggio di resurrezione, di perdono. E ieri era domenica, porca miseria, non sei venuto a donare i soldi! Mannaggia a me! Resurrezione? Perdono? Non capisco. Sono nozioni del tutto contrastanti con la mia idea di sofferenza. Capisco che non è facile da comprendere, ma prova a riflettere sul fatto che la sofferenza di oggi può dar vita alla speranza di domani. Un'altra cosa, sarebbe meglio se mantenessi un atteggiamento più posato. Potreste turbare qualcuno. C'è rimasto male il prete. Dunque quelle raffigurazioni così sconvolgenti volevano rappresentare il perdono, non il dolore. La speranza che nasce dalla sofferenza. Non sono sicuro di capire. Devo approfondire la mia conoscenza del cuore umano. Phoenix, pensi che un giorno riuscirò a renderlo in maniera fedele? Guarda, sono sicuro che ce la farai. Giusto, se non ho fiducia nelle mie capacità, non otterrò mai nulla. È davvero strano, tuttavia. Stando insieme a te ho scoperto lati di me che non conoscevo. Oh, Yusuke, forse sei una sorta di specchio. Se c'è qualcosa che posso fare per te, dimmelo, ti prego. Desidero contraccambiare. Oh, grazie. Grazie, Yusuke. Ti voglio bene anch'io. Pam. Creazione delle carte. Yusuke può creare qualsiasi carta abilità copiata in precedenza. Stupido io che tra l'altro non ho usato questa cosa adesso. Sono andato subito dritto da Yusuke.
Direi che per oggi possiamo finire qui e tornare a casa. Ti saluto. Ale! Ci vediamo! Anche a te, ciao! Magnifico! Arrivederci, Phoenix. Ale! Scusa per questa chiamata. Potrei parlarti di una cosa. La crocifissione simboleggia risurrezione, perdono e speranza, ma mi sfugge il collegamento. Ho commesso di nuovo il solito errore, cogliendo solo il significato superficiale. Più ci penso, e più mi sembra che io non comprenda appieno l'abisso che è il cuore. C'è ancora speranza, ce la farai. Ah, quindi è la sofferenza a portarmi la speranza. È proprio ciò che ho imparato poco fa. Grazie, Phoenix. Forse ho bisogno di cambiare prospettiva. Ho ancora molta strada da fare, ma dopo averti parlato mi sento più sereno. Sono veramente fortunato ad averti al mio fianco. Ci vediamo. Ciao Yusuke, buona serata. Oh, Kaitaka. Ed è arrivato un pacco. Vediamo chi è che ci scrive. Kaneshiro ha distrutto quelle foto, vero? Così ha detto. Dite che ci possiamo fidare. Non credo che mentirebbe avendo avuto un risveglio del cuore. Allora siamo a posto. Non ne possiamo essere ancora completamente sicuri. Dici che il suo cuore potrebbe non essersi risvegliato? No, sono abbastanza sicuro che sia successo, ma il problema è un altro. Kaneshiro potrebbe aver cambiato, ma la sua organizzazione permane. Spero solo che non si impossessino loro delle fotografie. Dici che le fanno sparire? Sì, potrebbe essere. In fondo, la perdita del capo non implica necessariamente la disfatta del gruppo. È cosa risaputa. Ma a volte succede che è anche il contrario. In mancanza di una guida forte, certi gruppi possono crollare. Insomma, non si può ancora dire. Andrà tutto bene, ragazzi. Possiamo solo pregare che le cose si risolvano a nostro favore. Magari la confessione di Kaneshiro spingerà la polizia a concentrarsi nella lotta alla mafia. Una loro sconfitta definitiva mi riempirebbe di soddisfazione. Questo dipende dalla sorellona di Makoto. Noi comunque abbiamo fatto del nostro meglio per ora. Dobbiamo solo aspettare che emergano i risultati. È arrivato un pacco, ecco appunto. Che cosa hai ordinato? La roba per fare i muscoli. Guarda qua, Morgana. Deve essere quell'ordine che hai fatto. Guarda qua. Però siccome, per fortuna, il salvataggio ce l'ho, torno indietro nel tempo, vado in chiesa e poi ci rivediamo qui. Eccomi qua, prete, salve. Molte persone vengono ogni giorno al confessionale e, dopo aver riflettuto sul proprio passato, ritrovano qualcosa di importante. A proposito, sei venuto proprio al momento giusto. Stiamo raccogliendo donazioni da chi desidera sostenere la nostra chiesa e la sua opera. Se effettuerai una donazione, riceverai un oggetto adeguato all'ammontare. Non è proprio una donazione, in pratica stiamo pagando. Cura tutte le alterazioni non speciali di tutti gli alleati. Vino analcolico da cerimonia ridona tutti gli HP a tutti gli alleati. Acqua santa rimuove tutti i malus dalle status di tutti gli alleati. E acqua usata nel rituale rimuove tutti i bonus alle statistiche dei nemici. Questo... quanti ne posso comprare? Solo due? Perfetto, questo lo compriamo. L'acqua benedetta pure. Ti dirò che il vino della grazia in realtà mi serve realmente a poco. E tutte le alterazioni, beh, quello può essere utile. Hai fatto una buona azione, che Dio sia con te, figliolo. Anche con lei, padre. E stavolta invece di uscire subito con Yusuke, prima gli chiediamo di farci una carta. Gli direi di fare o riflette elettricità o annulla nucleare. Facciamo annulla nucleare. Assolutamente. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E ora usciamo assieme. E rieccoci al punto di prima. Allora, chi è che vuole uscire? I fumi. Beh, non che abbia meglio da fare. A parte andare dall'ubriacona, ma quella mi interessa relativamente poco. Andiamo da lei. Oh, mi sa che c'è qualcuno che la sta disturbando. Sei libero oggi? Potremmo fare una partita ora, se ti va. Ti spiego tutto durante la partita. Va bene. Ah, giusto, la persona giusta, cavolo. Oh, ora che ho la persona giusta, posso tornare dai fumi, dai. Allora vieni in chiesa. È proprio così, muoviti. Grazie per la stretta di mano, non me la laverò mai più. Lavatela, ti prego. Non posso credere che tu stia davvero qui, in una chiesa. Ho letto in rete che ti affidi a Dio per vincere, è così? No. Posso farmi un selfie con te e postarlo online? Mi spiace, ma rifiuto sempre questo genere di richieste. Ad ogni modo, è vero che stai cercando di diventare una giocatrice di shogi professionista?
Beh, è ancora tutto... Farò il tifo per la tua qualifica. Saresti la prima donna a superare il terzo Dan. Credo in te. Grazie mille. Wow, che persona insistente. Oh, buonasera. Uomini così mi si avvicinano di continuo. All'inizio ho creduto che anche tu fossi uno di loro. No, sono una brava persona. Perdonami per la mia scortesia. Mi disturba quando la gente fa tutte queste scenate con me. Soprattutto considerando che il prete mi ha fatto un grande favore a lasciarmi giocare qui. E beh, effettivamente è un po' inusuale. Vedi, lui è il mio amico di Shoji. Wow. Ed è molto gentile. Una volta mi ha detto che avrebbe voluto diventare un professionista. E non ride del mio comportamento imbarazzante quando giochiamo insieme. Neanche io lo faccio. Comunque, ho fatto il servizio. Mi imbarazza anche solo pensarci. L'hai visto? L'hanno chiamato la Venere dello Shoji. Sicuramente ti calza a pennello come nome. Sciocchezze. Smettila, dai. Da quando ho vinto la Lega Femminile di Shoji, ho attirato su di me molti riflettori. Ho pensato che avrei potuto contribuire al mondo dello Shoji, e poi mia madre ne è entusiasta. Ogni volta che vinco, lei gioisce come se la vittoria fosse sua. Perciò voglio essere all'altezza delle sue aspettative. Sta giocando per altri e non per se stessa. Male. Anche se ultimamente è stata un po' troppo zelante. Ha organizzato servizi fotografici e interviste. È come se volesse essere la manager di una celebrità. E tu sei stressata. Un po'. Ma va bene così, perché è mia madre. Oh, scusami, dovrei insegnarti a giocare invece che parlarti di mia madre. Oggi ti mostrerò qualcosa di pratico. È una tattica per sfruttare i pedoni presi all'avversario in modo più efficiente. Efficace. Ciò nonostante, ti chiedo scusa. Sei davvero un bravo ascoltatore. Mi fa piacere parlare con te. A parte il prete, sei la prima persona a cui ho parlato di mia madre. Oh beh, mi fa piacere i fumi. Sono una brava persona io. Uchikomi. Chance che una riserva prosegua l'attacco se gioca a terra un nemico. Yes. Pam pam. Ora ti istruirò mentre facciamo una partita. Sei pronto? Crepa, stronzo. Ho aumentato la mia conoscenza. Perfetto. Altro rango aumentato. Bene, non vedo l'ora del nostro prossimo match. Buona serata, Ifumi. Ti prego, fa che nessuno mi scriva domani. Ah, sono Ifumi. Mi è piaciuto passare del tempo con te, anche a me. Dopo averti parlato dei miei dubbi, mi sono sentita meglio. Ma non mi sembra giusto. Come posso farti da insegnante se sono così angosciata? Dacci dentro, vedrai che ce la farai. Oh, sei sicuro? Sei proprio un individuo curioso, ma grazie per l'incoraggiamento. Se è così, non posso che sperare di ripagarti con le mie lezioni. Lo stai facendo, fidati. Sei un degno avversario. Chissà perché, più ci confrontiamo, più sento il mio mondo espandersi. Facendoti da insegnante, imparo anch'io molte cose e finisco col capire meglio me stessa. Adesso, se vuoi scusarmi, ci vedremo per la nostra prossima partita. Sicuramente. Ciao, Ifumi. Oh, Ifumi, anche lei è carina. È difficile scegliere una ragazza fra tutte, però wow. Chi ci viene? Yusuke. Buongiorno, fa un certo caldo oggi. A proposito, la scadenza di Kaneshiro è questo weekend, vero? Il suo risveglio del cuore si avvicina. I ladri fantasma acquisiranno una notorietà ancora maggiore quando tutto questo sarà reso pubblico. Avremo un bel po' da fare. Toshikari. Questo è vero, un maggiore risalto porterà anche maggiori richieste su quel forum. Vero anche quello. Penso che dovremmo occuparci di tutti i casi ancora aperti, ora che ne abbiamo la possibilità. Vero? Se non mi scrive nessuno, dannazione a voi, lo farei. Ok, ha smesso di piovere, ci mancano 4 giorni e sembra che nessuno mi abbia scritto. E vai. Anche se in realtà volendo ci sono... un po' di richieste in giro, ma a questo punto, visto che non sono loro a scrivermi, mi prendo la giornata e andiamo nei memento, ragazzi. Mancano 4 giorni. Forza, ragazzi, abbiamo delle richieste. Chissà se il risveglio del cuore di Kaneshiro avrà grande rilevanza. Chissà come reagirà la gente.
sicuramente bene. Allora, sono due i motivi per cui volevo andare nel Memento, oltre al fatto di completare queste richieste e attivare subito la quest della cartomante, ma anche perché, visto che abbiamo attivato le porte rosse, nel momento esatto in cui ci aprirà una porta rossa, faremo un ulteriore passo avanti per le nostre fusioni. Esploriamo il Memento, ragazzi. Vediamo, quanti bersagli abbiamo? Due? Allora si va? Andiamo. Forza, ragazzi! Tutti distorti. Madonna cara. E tra l'altro, no, Yose non appare forse adesso, perché non abbiamo ancora sbloccato le profondità. Allora, dove sono i nostri bersagli? Tutti e due in queste aree. Perfetto. Partiamo dall'area 5. Sicuramente un bersaglio è nella 8, sicuro. Però voglio partire dalla 5. Sento che il bersaglio in una zona precedente. Ovviamente. Va bene, torniamo indietro. Allora, andiamo ragazzuoli. La cosa comoda dell'uccisione istantanea è che uccidendo istantaneamente possiamo comunque attivare le porte rosse. Ah, ci ho sperato che apparisse subito alla prima uccisione. Devo uccidere più nemici possibili per attivare subito la porta rossa. Area 3, vediamo, sarà qui? Avverto il nostro bersaglio in quest'area. Setacciamo questo piano. Perfetto. Setacciamo il piano e investiamo più nemici possibili. Ecco, ho già trovato l'entrata, perfetto. Avverto il bersaglio più avanti, vuoi entrare? Entriamo. Devo decidere con che persona iniziare la battaglia. Chi è questo? Il fidanzato violento, questo qua, visto che è da solo. Eccolo lì, quello deve essere l'ombra di quell'uomo di nome Uchimura. Sta abusando della sua ragazza, giusto? La predizione non diceva che si sarebbe ferita gravemente, non possiamo permetterlo. Dobbiamo risvegliargli il cuore al più presto. Assolutamente. Visto che Raul è uno degli ultimi che abbiamo messo in squadra, direi di partire con lui oggi. Maledizione, ho scommesso di nuovo tutti i miei soldi. Merda, 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 merda. Dov'è finita? Torna qui così potrò pestarti. Non si picchiano le donne, schifoso. Cosa? Non osare dirmi cosa devo fare. Lei è mia, posso farci quel cazzo che mi pare. Picchiarla è un mio diritto sacrosanto e sappiate che anche a lei piace. Se osate ostacolarmi allora morirete. Scusami ma non ci credo molto. Oh wow, ti manca proprio la faccia. Pam param, pam 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 pam. Tra poco prenderò a pugni anche te. Benissimo, Makoto parte per prima, eh? Aumentiamo la difesa di tutti. Oh no, era la difesa di uno solo. Vabbè, va bene uguale. Cambio di compagni in battaglia. Perfetto. Ma non mi interessa adesso, perché ora spettacolo fantasma. Voglio ucciderti con un colpo, maledetto. Forse resiste, però è debole allo psichico. Nah, non lo so. Però secondo me resiste al nucleare. No, no, è morto. Come è potuta finire così? Beh, perché fai schifo. Lo odio. Odio quando la gente mi guarda come se fossi soltanto un insetto. Posso fare di meglio. Sono un essere superiore. Tutti quelli che mi circondano riescono proprio a capirlo. Tutto qui? Questa non è una confessione o un risveglio. Questo qui è uno che ancora non si è arreso. Il diritto di picchiare una ragazza. Solo un verme penserebbe una cosa simile. Gli abbiamo risvegliato il cuore, perciò andiamo a dirlo alla veggente appena possibile. Vabbè, gli andiamo a fare un culo così della serie. Guarda, ce l'ho fatta. È andata bene. Adesso che si fa? Esploriamo ancora? Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? Uno. D'accordo, qual è la prossima mossa? Proseguiamo. Sì, proseguiamo ancora un altro po'. Anche perché, come ho detto, devo attivare la stanza rossa, ragazzuoli. Vuoi andare via, Joker? Andiamo via. È ancora lontano, deve essere più in profondità. Sicuramente, Morgana. Stavo notando una cosa. Il Mjolnir d'oppressione, che tecnicamente è il martello di Thor, perché è una palla chiodata? Ale, finalmente, porta rossa attivata. Oh, guarda, Yose, benvenuto. Ehi là, Yose, cosa ci facevi chiuso qua dentro?
Yos osserva il cristallo della gola. Ehi, signore, è un cristallo, vero? Fammelo vedere. Se faccio così... e quello lo metto lì... Perfetto. Ecco fatto, ora dovrebbe tornarti utile. Ecco, signore. Se ne trovi ancora, fammelo sapere, ok? Comprendere le cognizioni distorte mi aiuta ancora a comprendere meglio gli umani. Mi fa piacere, guarda. Eccoci alla fermata numero 5. Perfetto, con questo ora... possiamo riposarci, tornare di sopra ed entrare nella stanza di velluto. A quanto pare vuoi essere imprigionato. Posso esaudire il tuo desiderio? Grazie, mi fa piacere. Guarda com'è bello tutto rosso oggi. Forza allora, ho bisogno di una fusione. La scorsa volta fondendo Arsène e Fournaise abbiamo ottenuto il Pear Rider. Fondendo Pear Rider con questa bestia qua, il Hecatoncherker, quel nome qui, che ci costa 17.000 yen, grazie, otterremo finalmente, e potenziata dall'allarme, la nostra persona desiderata, ovvero Tsukiyomi. E anche lui è della luna, benissimo. La nostra persona oscura finalmente sarà nelle nostre mani. Questa persona è troppo potente per il tuo livello di forza attuale. Tuttavia, visto le circostanze, potrà accettare di facilitare la tua riabilitazione. Ti chiedo solo 94.000 yen e in cambio esiderò il rituale. Che ne pensi? Che è una cifra proprio... Che? Questa persona è nata dal cuore di un'entità dal fatto dissimile da quello narrato dalla tua rivolta. Tuttavia reca ancora il potere del suo proprietario originale. Ti sarà di grande aiuto. Ne sono sicuro. Scegli le abilità. Volere della spada. E eccoci arrivati al punto cruciale. Allora, amplifica maledizione lo impara già. Quindi, volendo, posso insegnargli qualcos'altro. Allora, iniziamo da potenzia maledizione. Urlo di trionfo. Discepolo sagace. E in realtà basta, perché quello che mi interessava a me era... amplifica maledizione. E la sua unica debolezza è il nucleare, ma quello ci pensiamo tra poco. Anzi, fermo un attimo. Oh, attenzione, il nostro amico qua, il Pear Rider, non ha l'amplifica magia. Potrei essermi dimenticato qualcosa. E infatti me l'ero anche segnato. Le soluzioni sono due. O provo a fondere Hecacoso lì con una persona che mi permetta di apprenderlo, oppure dovremmo aspettare. Vediamo la prima opzione. Proviamo a fondere Hecacoso. Devo allungare un po' il processo di un'altra tacca, ma otterremmo Hecacoso lì con le statistiche che mi servono. Devo prendere Kohiryu, prendere Signore della Magia e abilità magica da lui e fonderlo insieme ad Incubo. Fondendoli assieme, Kohiryu e Incubus, otteniamo questo qui, che non riesco a dirlo il nome. Non ci importa cosa apprenda, perché a noi serve abilità Signore della Magia, già che ci siamo, debilitazione, e il resto ci frega realmente poco. Quindi ecco fatto, ho insegnato delle robe a caso. Ed eccolo qui. Il problema è che adesso dovremmo aspettare, perché se lo fondiamo adesso ci sballa tutto. Ora, come dicevo, dovremmo fonderli assieme, ma siccome lui è giallo ci andrebbe sicuramente a puttane tutto. Quindi dobbiamo aspettare il prossimo allarme. Però, volendo fare qualcosa, possiamo trasmutare qualcuno, e quel qualcuno sarebbe Satanael, e otterremmo la nostra arma definitiva. Il problema è che, essendo Satanael di alto livello, ho paura che fallisca, quindi faccio un salvataggio per sicurezza. Ora che ho salvato Satanael, ti devo trasmutare. Riduce il danno maledetto. Wow, non è che sia un potenziamento così buono, però accetto volentieri. Procediamo. Satanael, ti sto sacrificando per il mio bene. E poi, nonostante stesse per morire, posa proprio fiera con il fucile sulla spalla. Paradiso perduto R. Bello.
La sedia elettrica fa la schizzinosa, chissà come mai, non mi sorprende la cosa. E direi che, visto che sia la fusione sia la sedia danno problemi, la prossima trasmutazione che mi serve dovremmo attendere ancora il prossimo allarme. Ho preso una persona a caso e ho fatto fallire volontariamente, così almeno non sprechiamo la fusione. E ora dobbiamo aspettare la prossima. Quindi nell'attesa andiamo all'ultima parte di questo memento. Ah, non è qui? Strano. Sento che il bersaglio in una zona precedente. Avrei detto che era qui. Incredibile. Sarà sicuramente adesso alla 7, sicuro. Esatto. Avverto il nostro bersaglio in quest'area. Se tacciamo questo piano. Va benissimo. Ecco qui il nostro obiettivo. Entriamo. Pam pam. Oh, eccoli lì, simpaticoni. Quelle ombre devono essere i tutori dello studente chiamato Takase. Sembrano molto sicuri di loro, degli sguardi di pura arroganza. Stanno abusando dell'incidente di cui gli è morto il figlio per riscattare quella docente, Kawakami. Ma la prof Kawakami non ha fatto niente di male, vero? Dobbiamo aiutarla. Siete pronti? Andiamo! Stavolta tolgo Raul perché è più lento degli altri, mettiamo Kaguya e andiamo ad affrontarli. Pensiamo solo ai soldi, soldi! Forza, dateci i nostri soldi! È una vostra responsabilità! Vestiti, borse, trucchi, voglio così tante cose! Chi diavolo sei tu? Oh, sei un ladro fantasma! Non hai motivo di prendertela con me, non mi serve un risveglio del cuore. Quell'incompetente di una prof è così inutile, dovrebbe ringraziarmi di essere la nostra fonte di reddito. Siete voi gli incompetenti, schifosi. Zitto! Kawakami ci ha intralciato. Avrei sfruttato la tragedia di mio figlio per vendicarmi della gente. Io non perderò contro dei privilegiati come voi. Privilegiati un paio di palle. Oh, due fatine, non vi si addicono per niente. Sembrate abbastanza forti, ma non abbastanza. Non mi piace quell'atteggiamento. Distruggili. Sembrerebbe non esserci debolezza qui, eh? Ok, allora. Volete la guerra voi due? E io vi darò la guerra. Spettacolo fantasma! Lui si addormenta, lei no, eh? Sai cosa ti dico? Che ti lancio una Molotov, stronza! Oh, ma guarda chi è debole al fuoco! Staffetta Joker! Vai Joker, falli esplodere! Nuclear Explosion! Ops! Con un colpo solo! Bastardi! Ci hanno distrutti! Eh già, fate schifo! 33.000 yen. Un po' pochi, eh? Però sono saliti quasi tutti di livello. Ambiente benevole, cos'è che fa? Aumenta la chance di infliggere alterazioni negativi con pioggia o neve. Ah, non mi serve. Anche voi mi guardate dall'alto in basso. Nel profondo state ridendo di me, non è così? Marche famose, appuntamenti dall'estetista. Senza di essi la gente riderà. Nessuno sta ridendo. Siamo persone ripugnanti. Nostro figlio Taiki e i suoi veri genitori erano diversi. I suoi erano entrambi pezzi grossi di grandi aziende, sempre a guardarci con freddezza. Ecco perché ho fatto sperimentare a nostro figlio cosa significa essere costretti a strisciare. È stato bello vederlo progressivamente spezzarsi per il troppo lavoro. Quanta meschinità. Abbiamo davvero sbagliato? Ma adesso non sono più sicuro che i suoi genitori ci guardassero dall'alto in basso. Mi bastava stare con Toshio per essere felice, ma ho scordato tutto. Il denaro è diventato un'ossessione. Taiki era proprio un bravo ragazzo. E voi invece no. Catena dell'invidia. Un'arma per te? Sembra che i Takase abbiano avuto un risveglio del cuore. Devo richiamare Kawakami. Pam 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 pam. Beh, a posto. E adesso vuoi continuare a esplorare? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Proseguire. Proseguire perché ho bisogno di un altro allarme. E vai.
Altro allarme attivato, per fortuna. E ora che l'allarme è attivo, finalmente, risaliamo di sopra. Possiamo fondere Ekakosu qui insieme a Mietitore Spettrale ed ottenere Tsukiyomi, volere della spada, e finalmente gli insegniamo abilità, potenza, urlo di trionfo e stavolta amplifica maledizione, la lasciamo giù perché tanto la impariamo. Al signore della magia, procediamo Igor. Speriamo che stavolta la fusione vada bene. Che brutto. Tu sei bello invece. La fusione è andata a buon fine. Tsukiyomi, sono Tsukiyomi. Follia nella mia mano destra, tenacia in quella sinistra. Dunque, chi devo distruggere per primo? Tante care cose. E anche questa persona, finalmente, è pronta. E col cazzo, lascia stare. Non voglio perdere quelle due cose che ho messo con tanta fatica. Amplifica maledizione. No, strano, peccato. Dannazione, mancava così poco. Il motivo per cui ho creato Tsukiyomi è il suo danno maledetto pesante a tutti i nemici. Questa è una delle abilità maledette più forti che ci sono. Perfetto. Questo e questo non ci servono. Infatti appena prendiamo amplifica maledizione glielo mettiamo. Altra cosa che in realtà dovremmo insegnargli è una protezione al nucleare. La scelta più logica sarebbe usare annulla maledizione che abbiamo fatto duplicare a Yusuke l'altro giorno. Però volendo possiamo puntare a qualcosa di meglio. Potremmo puntare a rifletti nucleare o assorbi nucleare. Assorbi per adesso non si può ottenere, però possiamo ottenere rifletti nucleare da Lilith, che ti devo trasmutare in rifletti nucleare. Speriamo che vada tutto bene. Perfetto. E ora che Tsukiyomi è completo, possiamo checkarlo dalla nostra lista. Ora, tecnicamente c'è un'altra trasmutazione che vorrei fare, ma c'è il pericolo che adesso fallisca. Quindi vorrei girare un'altra volta, attivare un'altra volta l'allarme e provare a fare questa trasmutazione. Abbiamo quasi completato tutta la lista. Ci manca da cambiare Odino da nucleare a fuoco e ci mancano, almeno per ora, altre due persone che voglio fondere. Un attimo di calma e col tempo ci arriveremo. Ora che abbiamo ottenuto rifletti nucleare, potremmo insegnarlo a Tsukiyomi. Il problema è che a questo punto vorrei che Yusuke lo duplicasse, quindi possiamo aspettare. Ma questo non ci nega il fatto di poterlo provare, il nostro amico Tsukiyomi. Ecco un nemico. Proviamo subito il nostro nuovo alleato. Allora Tsukiyomi, sei pronto anche se il tuo potenziale non è ancora al massimo? Ali abissali! Non male per essere una persona ancora non al massimo del suo potenziale. Ecco qua di nuovo l'allarme. In realtà prima ho detto una cavolata. Non sono due le cose che mi servono, ma sono tre. Se volessi fare il pignolo in realtà anche quattro, visto che anche questa mi serve. Però quello che a me serve è debilitazione, che dobbiamo insegnarlo a Yusuke. Mano di Dio, che ce lo insegna Cerbero. Grazie. Signore delle armi a noi non interessa. A noi interessa signore della magia, che si apprende da Tsukiyomi Picaro, ma senza l'allarme. Inizierei con debilitazione io. Mano di Dio ci serve anche più avanti in realtà. Ed è andata male alla prima. Pensa un po' che culo. Alla fine sono riuscito ad ottenere tutte le carte che mi servivano. Rifletti nucleare, annulla nucleare, signore della magia, signore delle armi, debilitazione, mano di Dio e lama danzante. Tutte le carte ce l'abbiamo. Tutte carte che, prima di metterle sui vari personaggi, dobbiamo insegnare a Yusuke. Ma mentre facevo tutti i giri per ottenere tutte le carte, ho pensato anche a un'altra cosa. Voglio fondere altre persone. Questo ci porta a Zhao Gozen e Jekyll Lantern per creare Ose con l'abilità Furia Immortale, il tratto distintivo di Zhao Gozen.
E in più gli ho insegnato Signore delle Armi, Assorbivento e Mano di Dio. Ma perché Mano di Dio e Assorbivento? Il resto, in realtà, a parte Signore delle Armi, ci frega relativamente niente? Perché ora creeremo un'altra persona di un protagonista di un'altra persona. Fortuna volendo, dobbiamo fondere José e O'Byron. Otteniamo Orfeo. Orfeo è una bella personcina in realtà, ma non mi interessa. E ha l'abilità Cerchio di Tristezza. Quando ha battuto rianima con un HP 4 volte per battaglia. In realtà non è neanche male, ma quando vai tanto avanti nel gioco, secondo me, cioè, non ti capita di morire 4 volte di seguito. Gli insegniamo Furia Immortale, abilità fisica più 30, Mano di Dio, carica visto che già c'è, Signore delle Armi, Assorbivento, e abbiamo ancora uno slot in più, quindi facciamo Assorbi Psicocinesi. Perfetto. Ti prego, dimmi che va bene. Yes, è andata bene. Sono Orfeo, vuoi che diventi la tua maschera? D'accordo, sveliamo assieme il vero significato della vita. Grazie. Vediamo, cambierà qualcosa? Mano di Dio e Tarunda, non ci pensare neanche, Mano di Dio mi serve. In realtà neanche così tanto, ma visto che c'è, vorrei lasciargliela. Grazie Orfeo, anche se adesso dobbiamo aspettare comunque perché non ti posso fondere. Già che ci siamo, torniamo un attimo dentro, che devo ricreare anche un'altra carta che ci servirà. Andiamo a prendere Austerius Picaro, che, come ho già detto, era la mia ex persona di tipo fuoco, che in realtà, ti dirò, volendo Austerius normale piuttosto che il Picaro, che non mi piace, potremmo farci un pensiero perché è figo, è veramente figo questo. L'unica debolezza è il ghiaccio, quindi si può provvedere a questo. Comunque non siamo venuti qui a parlare di lui, ma siamo venuti a trasmutarlo perché ci serve Gigantomachia. Grazie. Inizialmente avevamo 99 carte, vorrei ricordarlo, e adesso ne abbiamo 81, visto che ne abbiamo appena usata una. Grazie. Gigantomachia ci serve per la persona che stiamo per creare, tra l'altro. E ora alla ricerca di nuovo della porta rossa. Perfetto, porta rossa ottenuta. Dobbiamo prendere l'ultima persona che dovremmo fondere, ovvero Izanagi. Con Izanagi, che, detto sinceramente, il costume già così a me piace un sacco. Con Izanagi e Orfeo otteniamo Izanagi Picaro. Potevo avere Izanagi base, ma il Picaro è bello, è veramente bello uguale. Quindi, questa persona è nata dal cuore di un'entità dal fatto dissimile da quella narrata dalla tua rivolta. Tuttavia, reca ancora il potere del suo proprietario originale. Ti sarà di grande aiuto. Gli insegniamo Furia Immortale, Mano di Dio, Signore delle Armi, Assorbivento, che è la sua unica debolezza, e visto che ci siamo, carica e anche psicocinesi, già che ci siamo. Se la ride, Igor. E la fusione è andata a buon fine. Sono Izanagi Picaro. Apri gli occhi. Risvegliati, trickster. Oh, che bello. Questa persona è un'altra persona d'attacco fisico. E col cazzo che mi togli Assorbivento, che è la mia unica debolezza, quella. Che te ne pare? È uscita benissimo. Minchia, hai voglia. Ci sarebbe un'altra fusione che riguarda Zhao Gozen. E per ottenerla ci serve Makami. Il punto è che al 90% questa fusione fallirà. Makami, eccolo qua. Questo coso tutto schiacciato. Visto che appunto fallirà la cosa, usciamo e cerchiamo per l'ultima volta di oggi la porta rossa. Ma visto che già ci siamo, proviamola questa nuova persona, che, come ho detto, non è ancora perfetta. Oh, guarda, proprio il pezzo che mi serviva. Beccatevi sto colpo di vento. E facciamo... ah, un one more, direttamente così. Una staffetta al nostro amico Joker.
Vai, Joker! Distruggili con il taglio a croce! Un bel critico! È una bella personcina e anche se non era al massimo potenziale abbiamo fatto un bel po' di danni. Guarda, sono contento, sono proprio contento del risultato. Che tra l'altro mi sono dimenticato di una roba ancora. Io non ho ancora messo la mia arma definitiva. Riduce il danno maledetto. Non è chissà cosa, però meglio di nulla. Oh! È andata subito questa volta, perfetto. È stata molto rapida. E con questo completiamo un'altra persona della lista. Fondiamo Mao Gozen insieme a Makami per ottenere Athena Picaro. Va che bella che è in realtà. Ci sta molto molto la versione Picaro. Mi piace molto di più della versione normale. 60.000 yen, proprio precisi precisi, Igor? Becca. Cosa gli facciamo ereditare? Ovviamente Furia Immortale, Mano di Dio, Signore delle Armi. La sua debolezza è il fulmine, ma purtroppo non ce l'abbiamo. Per quello ci servirà Yusuke. E visto che il resto in realtà non ci serve, mettiamo vari assorbimenti a caso per adesso. 60.000 yen, è anche poco da parte tua, Igor. E anche questa fusione è andata a buon fine. Sono Athena Picaro. Diverrò la maschera del Trickster e lo scudo che ti proteggerà. Yes! Oh, non sapete quanto tempo ci vuole per fare tutti i calcoli per arrivare alla combinazione giusta ogni volta. Questo caso è stato molto facile, ma in altri casi ci vuole veramente questo con questo che porta questo che prende questo. È un casino, credetemi. Ok, vuoi cambiare quello? Per me va bene. Vulnerabilità elettrica, come la mia. Perfetto. Diaran non ci importa, ti ringrazio, ma no. Maraku Kakaja, direi di no. E Automataru, va bene, invece di vulnerabilità elettrica ci sta. E Samare Karn, direi di no. Attacco devastante, cos'è che fa? Danno grave a un nemico. Ma io ho già il danno colossale a un nemico. E il motivo per cui abbiamo fatto Athena Picaro è questo attacco, Arti Akashic. Danno fisico grave a tutti i nemici, alta chance di critico da una a due volte. È vero, rispetto a Yoshitsune sono molti meno attacchi, sono due invece che otto. Però questo è un danno grave a tutti i nemici, quindi con alta chance di critico, Quindi avere un'altra persona d'attacco non mi dispiace, un po' per cambiare ma anche un po' perché ci servirà più avanti questa. Sia lei che Izanagi Picaro che abbiamo appena fatto. Ci servono queste persone di attacco fisico. Ci serviranno Yoshitsune, Athena e Izanagi più avanti. Ho in mente una cosina ma devo vedere se è fattibile. E beh, in realtà abbiamo finito qui. Per oggi abbiamo finito, visto che per potenziarli al 100% ci serve ancora una cosa che attualmente non abbiamo. Quindi Athena, ceccato, e Izanagi Picaro con Undying Fury, ceccato anche lui. Ci manca solo ad ora di cambiare Odino da nucleare a fuoco. Ci manca ancora un'altra persona di tipo psichico da creare. E poi basta, per adesso ho creato tutto quello che mi ero scritto. Chissà che in futuro non mi venga altro da creare. Ma in realtà penso di essere abbastanza a posto così. Potrei creare questo, giusto per ottenerlo, visto che mi manca. Dovrei fare una lista, un check di tutte le persone che mi mancano, di tutti gli arcani. Andiamo a provare Athena. Ehi là! Vediamo chi è che esce oggi. Oh, a meno Uzume più i due cosini lì. Allora Joker, tocca a te. Vediamo come se la cava Athena Picaro, Arti Akashic. Non male, non male. Per essere una persona che comunque non è ancora al suo massimo. Oh, flusso, perfetto. Il prossimo attacco sarà devastante. Visto che il prossimo attacco sarà devastante, Mano di Dio. Su chi però? Su di lui. È un po' anticlimatico il fatto che lanci l'alabarda e poi appaia sto pugno, però è figo. E stavolta per chiudere in bellezza, anche tu, Mano di Dio, Izanagi.
che l'ha fatto critico, tra l'altro. 4874 di critico. In teoria è tanto, per adesso è ancora poco. Possiamo andare molto più avanti. Possiamo usare anche di più. Oh, che sfiga, è appena arrivata la porta rossa. Vabbè, sfruttiamola. Abbiamo un buon assortimento di persone veramente potenti, ma che non sono ancora al loro massimo potenziale. Per esempio, Izanagi Picaro è molto under level rispetto anche solo ad Athena, a Raul per dire, o a Kaguya, che è proprio di un'altra classe. Anche Tsukiyomi purtroppo è ancora giù di categoria, per esempio anche contro Maria, e Maria è solo un healer, ricordiamolo. Anche Alat, per dire, non l'ho potenziato, ma Alat resiste a qualsiasi cosa, non me ne preoccupo. Anche se volessi essere pignolo e volessi essere proprio preciso, anche lui lo porterò al massimo livello. Anche Izanagi no Okami in realtà sì, è potente, ma non potentissimo. Possiamo migliorarlo, assolutamente, come Yoshitsune. Sembra che ci voglia tanto per arrivare al 99. In realtà, non è un processo così pesante come possa sembrare, anzi è molto sbrigativo se lo sai fare. Però per adesso è ancora bloccata la cosa. Visto che abbiamo questo allarme che era inaspettato, vorrei prendere Messia Picaro. Però aspetta, con l'allarme esce Estenua Resistenza. A noi non serve Estenua Resistenza. A noi serve l'altra cosa che lui dà. Va bene, e allora optiamo per portarci ancora una volta avanti con l'ultima persona della mia lista, che però non finiremo. Devo togliere una persona, e siccome Izanagi in questo momento è il più debole fra tutti, è il più sacrificabile, però ovviamente devo toglierlo. Ecco fatto. Lo riprenderemo più avanti, quando avremo sbloccato l'evento in game che ci permette di potenziare le nostre persone. Allora, le possibilità adesso sono due. O creiamo un'altra volta Koiryu, però non ho la sicurezza che arrivi al livello 80, quindi aspetterei ancora un attimo. O fondiamo Yoshitsune con Attis. Questa persona in realtà è bella, vedo che molti la usano, ma però non è che abbia chissà cosa, rifletti vento e blocca fuoco. Però vabbè, ci sta, prendiamola. Fondiamo quindi Yoshitsune e Attis. Otteniamo Dioniso da Tsukiyomi? Pensavo di averlo fatto al tempo questo qui, ma si vede che poi non l'ho preso. Comunque non sei tu che voglio, ma voglio Fafnir. Questo bestione, non è male. Anzi, è veramente una bestia questo. Perché già di base assorbe e riflette un sacco di roba. Questa persona va sia bene come persona magica, quindi nucleare, sia in questo caso come persona d'attacco. E visto che lo stiamo per fondere con Yoshitsune, che ha furia immortale, potremmo farlo. Quindi, Fafnir, minchia, 419.000 yen, è un po' tanto, Igor? Però, già che ci siamo, facciamolo. Quindi, furia immortale. Direi, signore delle armi, il fuoco ce l'hai, il ghiaccio, il vento, la maledizione no, il nucleare già lo assorbi, lo psichico, e quindi cosa ci manca? Il fulmine, ci manca solo il fulmine, visto che sacro e maledizione li blocchiamo con il nostro amuleto, quello veramente è un grosso vantaggio, quell'amuleto lì. Vabbè, per adesso mettiamo assorbe maledizione, ecco fatto. Così, almeno sono sicuro che ha un bel po'... Fallisce questa fusione, dannazione. Wow, che bel risultato. Ma visto che non ci sto, aver perso 419.000 yen per niente, riproviamo. E stavolta è andata bene, dai cazzo. Sono Fafnir, finché avrai la maschera, l'oro sarà nostro. Tutto quello che vuoi, Fafnir. L'importante è che tu abbia tutti i vari assorbi. Ora, Fafnir, ci serve, ma più avanti, molto più avanti. Quindi, ora che ci siamo portati avanti, possiamo finalmente uscire da Memento. Stiamo tornando indietro. Hai attualmente 333 fiori. Andandotene, spariranno. Va benissimo. Ritorna al mondo reale dal Memento. Grazie per il lavoro svolto. Grazie a te.
para pa pa para pa para pa 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 para pa pa para. Oh, sono stanchissimo. Kaetaka. Senti Kawakami, visto che ti ho fatto un favore, vieni a farmi un massaggio, per favore. Se ti senti molto stanco, perché non chiami Kawakami per farti massaggiare? Volentieri. Oh, mi stai davvero chiedendo un massaggio? Va bene, sappi che l'ho imparato da Victoria. Ok, arrivo subito, aspettami. Ti aspetto. Non ti posso svelare la sorpresa, Kawakami, però... sappi che un giorno, tra poco, sarai molto felice. Sento il mio corpo più leggero. E ora possiamo finalmente uscire.